Santini stampati su carta finemente lavorata come un ricamo, serigrafati o dipinti, immagini disegnate con maestria che raccontano la devozione delle donne o dei soldati che invocavano la benedizione dei santi, e frammenti di bellezza, un'originale mostra di Santini che ripercorre 2 secoli di storia della particolare arte delle immagini sacre. L'esposizione è a Bagheria presso la sede dell'Associazione Culturale Giuseppe Bagnera. Bagheria forse è l'unico paese al mondo che non c'è un archivio storico, quindi l'unico archivio siamo noi. Col tempo, in circa 13 anni, abbiamo raccolto qualcosa come oltre 50.000 fotografie, documenti, tutti i giornali che si pubblicavano a Bagheria, tutta l'industria di agrumi e di conserva alimentare. Però non abbiamo grande futuro, penso, perché non abbiamo aiuto da nessuno. L'associazione si occupa da anni di raccogliere documenti, testimonianze e volumi che raccontano la storia della città del Palermitano, resa celebre al cinema da Tornatore. Ci sono divine commedie tradotte in siciliano da autori bagheresi, locandine, libri stranieri dedicati a Bagheria, cimeli e tanto altro. L'associazione è intitolata Giuseppe Bagnera, brillante matematico della cittadina siciliana che, partendo da analfabeta, diventò docente anche all'estero. Le istituzioni, il comune, la regione, non fanno nulla per aiutare questa associazione. Il materiale che noi abbiamo, che ha Angelo Lessivo di sua proprietà, ha raccolto tante cose che dovrebbero costituire un museo civico della storia della città di Bagheria. Museo civico che non esiste a Bagheria. E ora parliamo.